Salve a tutti, oggi vi parlo di Le amiche della sposa, film del 2011 diretto da Paul Feig e scritto da Kristen Wiig e Annie Mumolo. Una commedia che oltreoceano, negli Stati Uniti, si è trasformata in un vero e proprio caso. Non tanto in realtà per la sua essenza di commedia al femminile nel senso più profondo del termine, perché a Hollywood le commedie al femminile erano sempre esistite. Ma più che altro per il fatto che qui le donne discutono fra loro di sesso con una disinvoltura davvero emblematica, ma purtroppo non sempre strettamente motivate in sede drammaturgica. Infatti, talvolta questa trivialità, soprattutto verbale, ma non soltanto, rischia fortemente di uscire dagli argini e diventare gratuita, ciò nonostante il film risulta essere molto divertente in certi momenti. Ma qual è la trama di questo Le amiche della sposa? Beh, a suggerirla è lo stesso titolo, c'è un matrimonio imminente, che però in realtà non è quello della protagonista, bensì della sua migliore amica interpretata da Maya Rudolph. Invece la protagonista è Kristen Wiig, che grazie all'affinità col regista Feig, maturata grazie al Saturday Night Live, perché in realtà entrambi vengono proprio da lì, come del resto molte altre attrici e attori del ricco cast comico, dicevo, la Wiig, in sintonia col regista, rende questo film davvero suo, anche perché è lei stessa a scriverne la sceneggiatura con la collega Annie Mumolo. E infatti Feig utilizza la Wiig come una specie di cartina di tornasole di tutte le situazioni previste dal copione attraverso una serie di tantissimi primi piani di che cosa? Del suo volto, delle espressioni del suo volto, delle reazioni a ciò che succede attorno a lei che si ravvisano sul suo volto. E a questo proposito, come si può intuire, la sottigliezza della recitazione della Wiig è essenziale. A volte basta semplicemente un suo sguardo sbilenco o corrucciato, una risatina che sfuma in un occhio lucido risentito, un arricciamento del naso, una smorfia delle labbra per farci capire immediatamente quello che sta provando in quel momento il suo personaggio. E spesso, nonostante il manto da commedia che circonda il tutto, si tratta di qualcosa di malinconico. E allora noi spettatori assistiamo al disagio intimo di questa donna che stenta a trovare un uomo che la ami e che non voglia soltanto sbatterle l'uccello in faccia o farsi fare da lei un servizietto in auto come l'inelegante maschiaccio interpretato nel film da Jon Hamm. E forse in effetti qualcuno ci sarebbe, chi un simpatico e tenerissimo poliziotto col volto simpatico di Chris O'Dowd, davanti al quale la Wiig fa nel corso del film una serie di show. Tanti in realtà, più di uno. Prima ne fa uno per mostrargli di essere sobria e poi, verso la fine del film, in una sequenza probabilmente d'antologia della comicità, cerca di carpirne l'attenzione commettendo apposta una serie di infrazioni stradali abbastanza gravi. Una sequenza molto divertente, ma in realtà O'Dowd è gentile, infatti poi la Wiig e O'Dowd mangiano assieme le carote e lui le fa persino provare il rilevatore di velocità sulle auto in corsa. Sappiamo già fin dall'inizio come andrà a finire, lo sappiamo fin da quando lei e lui si incontrano e vogliamo alla fin fine che finisca così. E in questo, in effetti, il film cavalca le leggi inscalfibili della romantic comedy hollywoodiana e nemmeno ci pensa a riscriverle in qualche modo. Ma in realtà, per fortuna che c'è la Wiig, e per fortuna che la Wiig è circondata nel film da caratteristi lodevoli, capaci di prendersi sulle spalle dei ruoli che si sarebbero voluti soltanto macchiettistici, riempiendoli invece di una inaspettata e a volte anarchica e malinconica umanità, come
I coinquilini della Whig, fratello e sorella, che sono Matt Lucas e Rebel Wilson, come un insegnante di ginnastica nero a cui la Whig e la Rudolph scroccano le lezioni nel parco in una scena divertentina. Questo istruttore è interpretato da Terry Crews, come la madre della protagonista che frequenta gruppi di alcolisti anonimi soltanto per trovare ispirazione per i suoi disegni, perché fa la disegnatrice. Ed è Jill Clayburgh, e proprio Jill Clayburgh viene riservata dalla Whig una battuta assolutamente memorabile che riguarda il film Castaway, che la Clayburgh definisce come un tipo Forrest Gump ma su un'isola. Ecco, veramente spassosissimo. E poi c'è la sorella dello sposo, interpretata da una fantastica Melissa McCarthy, che proprio grazie a questo film si è fatta conoscere al grande pubblico, conquistando addirittura una nomination all'Oscar come non protagonista, cosa assolutamente non scontata per un film commedia. E per forza, lei appena entra in scena spara subito un discorso esilarante sulla sua caduta a ruzzoloni durante una crociera e poi dice che a salvarla è stata un delfino. Questo è un momento cult davvero imperdibile, davvero spassosissimo. In effetti, all'interno dell'economia del film, la McCarthy gioca un pochettino a fare una versione femminile di un John Belushi, ma in realtà non riesce mai ad arrivare realmente a quel tipo di umorismo dissacratorio, pur sfiorandolo spesso. E poi c'è un altro comprimario interpretato da Rose Byrne, la nuova amica della sposa, Maya Rudolph, riccona e super snob. E nel film, in realtà, ve l'assicuro, c'è da divertirsi tanto per i continui duelli inscenati proprio dalla Whig e dalla Byrne in una devastante lotta a chi fa meglio l'amica della sposa fra le due, con una sfida da spanciarsi davvero a chi fa il miglior discorso alla festa di fidanzamento della Rudolph, con le due che si strattonano continuamente il microfono. C'è da dire però che purtroppo l'irriverenza sfoggiata dal film nella prima ora e mezza va in gran parte in fumo proprio nell'epilogo assolutamente roseo, perché poi alla fine tutti sotto sotto sono buoni e lo sono sempre stati e si rivelano essere tali, anche la Bayern. E quindi alla fine il buonismo, il solito buonismo hollywoodiano, resta irrinunciabile, cosa che rende il tutto assai più convenzionale di quanto non si proponesse nelle premesse. E soprattutto rende vana molta della trasgressività, perché poi va a finire che la sfuriata che la Whig inscena verso l'opulenza dell'addio al nubilato organizzato dalla Bayern per la Rudolph, una scena anche divertente, poi che svela però tutta la sua falsità, perché anche questa sfuriata poi viene dimenticata nel momento in cui la Whig scopre che la Bayern tutto sommato è buona e le perdona i difetti. E poi in realtà non tutto però è ammantato di buonismo, perché ad esempio il personaggio di Jon Hamm resta uno stronzo, ma lì a mio parere si esagera davvero, perché si dipinge questo personaggio inverosimilmente e grottescamente. In quel caso si pigia troppo sull'acceleratore, col rischio di far finire il carburante, come ad esempio in un'altra situazione, quando la Whig si fa licenziare dal lavoro per le frasi inopportune lanciate ai clienti, frasi che risultano essere inattendibili, perché lei avrebbe tranquillamente potuto evitarle, sono un pochino inverosimili. E poi il film commette fatalmente, in parecchie occasioni, un errore ancora più grave: stiracchia la durata di parecchi sketch comici fino a dimezzarne la portata umoristica, come quando le protagoniste si ubriacano in aereo, una scena divertente che però è tirata troppo per le lunghe. E poi ci sono anche gag che non fanno proprio ridere, come Rebel Wilson che mostra un tatuaggione sulla schiena e poi si rovescia addosso i piselli per
curare per lenire l'infezione derivata lì dal tatuaggio o l'indigesto tripudio di vomito e di cacca all'atelier da sposa. E poi va detta che c'è sempre in agguato sul film il fantasma della verbosità e la regia di Fig non riesce ad arginare questa verbosità e quasi ne diventa complice. È una regia che non si pensa poi così spesso di uscire dai binari del convenzionale. E poi, proprio per questo, secondo me, è stata un pochino esagerata la candidatura all'Oscar anche della sceneggiatura originale scritta dalla Whig e dalla Mumolo, anche per la morale scontata e banale che il film poi vorrebbe veicolare, perché ci suggerisce che per essere felici basta rimboccarsi le maniche, volersi bene e non subire la vita passivamente. Certo, il film ce lo suggerisce con una esilarante lotta sul divano tra la Whig e la McCarthy, ma questo non basta a salvare il tutto dal mare finale di buoni sentimenti hollywoodiani. E allora ecco che anche in questo caso si fa sentire il nome tutelare Judd Apatow, che ha fatto da produttore esecutivo a questa commedia, e che in effetti fa sentire il difetto di molte sue commedie che risultavano essere depotenziate proprio da questo emergere finale di buonismo. Nonostante tutto, però, è un film parecchio divertente, come vi ho detto, in certi momenti, sostenuto da un cast strepitoso di grandi attrici comiche e anche qualche bravo attore comico. Un film basato sui personaggi, un film di recitazione, a volte scontato, a volte molto divertente, con una certa malinconia di fondo che, come vi ho detto, la Whig però riesce a far emergere. Allora, tutto sommato, nonostante i grossi nei del film, il mio voto non può essere che 6. Ci vediamo prossimamente con un'altra video recensione. Intanto, buona visione di questo film diventato cult negli Stati Uniti, Le amiche della sposa, e buon cinema a tutti.